back in ETV. In the hours, I'm just like you. For your vibrations of humanity, the love is in the eyes of the animals, of the animals. Of humanity, the blood fall on this land became your goal, your goal. Per Balconi TV Milano, ciao ragazzi. Ciao. Metto qua in mezzo a voi. Alzatevi pure se volete. Come va? Bene. Tu puoi parlare. Prendo. Vai. Allora, io sono da qualche mese che aspetto il vostro arrivo a Milano per avervi sul mio balcone. Sì, scrivo anche da un po' di tempo nella vostra pagina Facebook come una fan satanata. Okay. E grazie al line check alla fine vi ho qua. Ce l'abbiamo fatta. Siete stati tre protagonisti dell'Odin. Siete stati selezionati da Rockit insieme ad altri tre artisti, Bert, Nulars e Lilian Didit. Com'è andata? Bene. Molto bene, è stata un'esperienza fantastica, abbiamo fatto un sacco di incontri, è stato bello stare con gli artisti,
scoprire cose nuove, fare meeting molto interessanti, incontrare gente del settore. Si cresce, insomma, è un'esperienza veramente forte, una delle più belle, insomma, che abbiamo fatto quest'anno a livello formativo. Niente, quindi è stata sicuramente una bella esperienza. Voi prima di arrivare a Milano so che avete fatto un tour che vi ha impegnato per tutta l'estate. Sì. Com'è andato? È un anno impegnativo il 2016? Siamo partiti da gennaio, abbastanza, poi è stato tutto a cascata, perché ci abbiamo suonato veramente tanto e abbiamo fatto un po' di su e giù per qualche mese, però è stata una cosa veramente, cioè, figa. Nel senso, okay, io sono stracontento e siamo stracontenti, ci sono state troppe, tante belle esperienze. Il vostro album Love is in the Eyes of Animals è uscito quest'anno. Sì. Sta avendo degli ottimi riscontri, mi pare. So che c'è lo zampino produttivo degli Aucan in qualche modo. Oddio, in realtà la funzione degli Aucan, di Joe in particolare, è stata quella di fare mix e master dei brani. Abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare insieme a lui, nel senso che eravamo lì, però insomma la sua impronta è questa, insomma, quella di mix e master fondamentalmente. Okay. Anzi, master sostanzialmente, correggimi se sbaglio. Mix e master, ok. Nulla, sì, comunque è stata una delle tante esperienze strane, belle, positivissime che abbiamo avuto la fortuna di fare quest'anno. E quindi niente, sicuramente ha dato il suo. Ha dato qualcosa in più, insomma, alla riuscita finale, insomma, sono sicuramente il disco suona. Perfetto, suona. Sì. E se suona bene, suona. Grazie. Direi di sì. Anche God Bless Computers ha remixato un vostro brano. Sponsor ufficiale con la maglietta. No, infatti sì, oggi eccola là. C'è qualche altro artista con cui vorreste collaborare della scena italiana? A parte Dragon Ball. A parte Dragon Ball, che comunque non passa da un po' di tempo dalla scena italiana. Lo so. Domandone. Allora, se parliamo di artisti minori, sì, nel prossimo album ci saranno, cioè, minori intendo di nostro livello, noi siamo minori. Sì, ci sono. Ok. Alcuni erano anche presenti qui a Line Check. Di artisti più grossi in Italia al momento non lo so, Giacomo, non mi sta venendo niente. Ti sta venendo qualcosa in mente? No, sicuramente faremo delle collaborazioni, ancora non ne abbiamo effettivamente parlato. Ci sarà un'altra collaborazione. Stimiamo artisti, sì, qui in Italia. Comunque magari anche a livello di produzione del disco sicuramente ci saranno delle collaborazioni. Dei veri e propri featuring non lo so, però sicuramente ci saranno delle collaborazioni anche a livello di produzione. Ancora non sappiamo nulla, non vogliamo dire. Va bene, non riveliamo troppo. No, beh. Si sa quando esce il prossimo album? No. No, va bene. No, ci lavoreremo da adesso. Abbiamo chiuso con le date italiane, cioè in Italia. Abbiamo un mini tour, insomma, in Europa. Una volta tornati ci fermiamo un attimo e poi dovremo iniziare a lavorare al nuovo album. Abbiamo preso una casa vicino Pesaro, dove staremo molto tranquilli, insomma, immersa nel verciseliamo, sì, come ci piace tanto fare. E quindi dovremo iniziare a lavorare al nuovo album per farlo uscire sicuramente l'anno prossimo, però insomma si vedrà. Ragazzi, grazie mille, noi grazie continueremo a seguirvi. Buon ritorno, comunque buona ultima parte di tour. Grazie. A presto e alla prossima su Balconi TV Milano. Ciao. Ciao.